sono stati, come ho sempre detto, 5 anni fantastici a Torino, quindi li porterò sempre con me nel cuore, ovvio che l'ultimo giorno è stato quello un po' più difficile da sopportare, ma è così, è il calcio, e quindi bisogna prenderla con filosofia e niente, adesso sono carico per ripartire. Sicuramente quello più bello è stato, insomma, il momento del tuffo dal Toro per la promozione, quello è stato un momento emozionante, un momento che porterò sempre nel cuore, perché auguro a tutti i giocatori di vivere situazioni del genere in una piazza come Torino. Poi è un altro momento bello, secondo me, è stato l'addio, che da un lato brutto, ma dall'altro vedere la gente quanto mi vuole bene, quanto ha apprezzato il mio lavoro, per me è stato grande, perché sono sentito che ho lavorato con grande serietà, con grande professionalità, e quello, almeno in un calcio un po' malato, almeno dalla gente è stato apprezzato. Momenti brutti ce ne sono stati un po' a Torino, però sicuramente dall'addio in quel modo alla retrocessione, però diciamo che ho preso sempre tutti i momenti brutti e cercato di trasformarli in momenti positivi, perché mi hanno permesso di crescere su tanti aspetti, e insomma diciamo che sono arrivato a Torino da ragazzo e me ne sono andato da uomo, quindi tutte le esperienze che ho vissuto a Torino mi hanno permesso di crescere e di diventare, insomma, una persona non migliore. Queste le sue parole con Nicola Gallo, le commentiamo anche per capire. Ho capito a inizio anno, insomma, anche 2 anni fa, ma non era un po' una situazione particolare, ma va bene, è importante aver dimostrato di non aver mollato fino alla fine, di aver dato sempre il massimo, e penso che i tifosi l'abbiano capito, ho sempre dato tutto per la maglia e non mi sono mai tirato indietro neanche quando neanche in momenti, insomma, particolari, quindi per me questo è la cosa più importante. Poi poi il calcio, come ho detto prima, il calcio è un po' un mondo particolare, un mondo a sé, e diciamo che la professionalità non è molto ripagata, ma vabbè, questo è, se uno ha la volontà lo fa subito e velocemente, insomma la volontà non c'era, l'avevo capito e nulla, sono dispiaciuto solo per il silenzio, perché sicuramente quella è la cosa che fa più male, ma vabbè, come ho detto prima, il calcio che è un po' così. Questo per